Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione in studio Mariangela Salvalaggio. Parte l'Eurovision, stasera la prima semifinale in scena dal vivo, sarà anche in diretta TV e proiettata su 3 maxi schermi. La Albania rompe il ghiaccio, tutto pronto per la diretta delle 21 sole 1, stasera sul palco l'attesa band ucraina Kalush Orchestra, dati per favoriti, sabato la finale. Un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata smantellata dalla Guardia di Finanza di Torino, 22 le misure cautelari di cui 13 in carcere. Tra il 2014 e il 2021 conseguite erogazioni pubbliche intorno al meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi, principale strumento di promozione dell'efficienza energetica. Consiglio d'Europa, il 20 maggio da Venaria Reale il sostegno all'Ucraina. La riunione dei ministri degli esteri dei 46 stati membri offrirà ai partecipanti un'occasione per mostrare solidarietà a Kiev e far sapere l'organizzazione. Al termine della sessione l'Italia cederà la presidenza all'Irlanda. La crisi alla Pernigotti, c'è un'offerta, la Vitors di Cremona potrebbe riavviare la produzione e assumere 25 operai, ad annunciarlo i sindacati. Torino prolunga gli orari di musei, eventi e ingressi gratuiti. Palazzo Madama, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, il Museo d'Arte Orientale, aperti fino alle 21 e fino alle 23 sabato, con ingresso ridotto per i possessori di biglietto Eurovision. Morto in Sardegna l'avvocato cuneese Vittorio Viglione, forse stroncato da un malore, era uno dei figli di Aldo, partigiano in Val d'Epesio ed ex presidente della regione. Coppa Italia, sarà Arisa a cantare l'inno di Mameli prima di Juventus-Inter. L'artista si esibirà all'Olimpico di Roma subito prima del fischio d'inizio, con le due squadre già allineate sul terreno di gioco con gli ufficiali di gara. Sarà accompagnata dalla banda dei carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.